I quarti di finale, accesso in semifinale dove affronterà Emma Villas Siena. Una vittoria impressionante ottenuta sul campo di Reggio Emilia ha permesso alla Monini Marconi Spoleto di staccare il pass per la semifinale di gara 2 per la promozione in Superlega. La squadra oleari ha vinto 3-0 e convinto anche un grande ex come Pupo Dall'Olio presente sugli spalti del parquet di Reggio Emilia. Si gioca così, la Monini può sognare la promozione, ha detto Dall'Olio, bandiera della pallavolo italiana e grande ex di Spoleto ai tempi dell'Olio Venturi. Il campo la Monini Marconi Spoleto sogna perché il gioco corale è accompagnato da una brillantezza fisica eccellente, condizione imprescindibile per arrivare in fondo ad una stagione lunga, ma che sta regalando alla matricola umbra grandi risultati. Nella gara di Reggio Emilia, due giocatori che si sono contraddistinti, l'esperto palleggiatore Monopoli e l'attaccante Zamagni. Il regista ha messo nelle condizioni la squadra di sfondare in attacco, con Zamagni capace di mettere a terra con una percentuale altissima dell'82%. In semifinale la squadra della presidente Mari affronterà Emma Villas Siena. Questo è il calendario. Gara 1 in programma a Siena domenica 9 aprile, gara 2 a Spoleto domenica 16, gara 3 sempre a Siena mercoledì 19 aprile, eventuale gara 4 a Spoleto sabato 22, eventuale gara 5 a Siena martedì 25. Gara 1, gara 2 e gara 5 si giocheranno alle 18, gara 3 e gara 4 alle 20:30. E Spoleto ha ospitato nella magnifica cornice della Rocca Albornoziana una meravigliosa scacchiera gigante per i 250 partecipanti.